Davanti a uno stadio gremito, la Samp Milanese conquista una storica promozione in Serie D e l'anno prossimo sarà un derby assolutamente da leggenda con i cugini della San Maurese. Finalmente anche i gialloblu approdano tra i grandi, considerando il vivaio tra i più numerosi della Romagna. L'inizio è di marca locale, cross di Manuzzi per l'inserimento di Guidi. Tempestiva la chiusura della difesa ospite con il pallone che viene infine raccolto da Desti. Al nono il gol che vale il campionato, non a caso firmato dal numero 9 Farniti. L'asse di sinistra funziona alla meraviglia, traversone di Vandi per Farniti che si libera nell'area di rigore del suo diretto marcatore, addomestica la sfera, si gira e beffa Desti nell'angolo più lontano. Sarà questo il gol partita. Il Corticella tenta l'immediata reazione, Stanzani raccoglie la sfera sulla destra, appoggia per Agazzini, tiro senza pretese, sporcato dalla retroguardia di casa. Grazia, ispirato, serve Don Vito, il numero 10 è il tempo di piazzare il pallone, ma la conclusione è da dimenticare. La Savignanese si fa vedere con Manuzzi, l'esterno stoppa la sfera in corsa e calcia tra i guantoni di Desti. A campi invertiti nella ripresa Briglia d'Ori mette da subito i brividi con questo tiro dalla distanza, terminato di niente al lato. Il Corticella ha l'occasione per il pareggio, Marchesi serve Grazia che imitando Farniti si gira dentro l'area di rigore trovando Giannelli che distinto respinge il suo tentativo. Dalla parte opposta, cross per il colpo di testa di Righi, sfera di un niente alta. Continua il pressing dei padroni di casa, Manuzzi addomestica la sfera ma calcia in bocca a Desti. L'ultima azione è a cura di marca ospite con Rossetti che di testa non inquadra il bersaglio. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale quando dirigenza, tifosi e protagonisti in campo della Savignanese possono finalmente lasciarsi andare nella gioia più sperata che equivale per Savignano del Rubicone alla Serie D. I complimenti sono d'obbligo passando per lo stesso cognome, vanno dall'Alex Ferguson di Savignano, il tecnico Farniti, al gol ad ora di giornata il numero 9 Farniti. Da stasera anche i gialloblu entrano nel calcio che conta.